personalmente, ma come presidente della Proloco, sono orgoglioso di questo nostro concittadino che si è distinto nel 1880 per fare questa traversata di cui stasera noi lo stiamo ricordando. Tutto nasce dall'orgoglio di essere bagnaroto, da essere italiano prima e bagnaroto dopo, perché pochi sanno che questo nostro concittadino, il Fondacaro, praticamente, siccome veniva deriso nell'ambiente, diciamo, marinaresco, dicendo appunto che l'unico italiano capace di aver fatto una traversata allora era Cristoforo Colombo e poi morì, dice, non c'è più nessuno. Allora lui, preso da questo orgoglio dell'italianità e della bagnarosità o del bagnaroto, dice no, qui dobbiamo fare qualcosa. E allora ha fatto questa impresa, credetemi che è qualcosa, leggendo quello che la storia di questo signore è coinvolgente, ti prende. E allora noi stasera lo stiamo facendo, abbiamo messo questo pannello non per ricordarcelo noi, ma per farlo ricordare agli altri, perché quanto Bagnara ha dato al mondo intero e soprattutto nella nostra Italia, nella nostra Bagnara, attraverso le azioni benevole di questo nostro concittadino. E io stasera sono particolarmente contento e ringrazio tutti i presenti e in modo particolare qui l'amico mio Peppe Spoleti, che è sceso da Pellegrina nonostante non ha il mare, Un'iniziativa, una bella iniziativa fatta dalla Proloco di Bagnara, che dà un input a dire che comunque le iniziative storiche del nostro paese devono essere rivalutate, in particolare questa di Vincenzo Fondacaro, che è stata un elemento fondamentale, un personaggio che è riuscito a dare il nome di Bagnara a livello internazionale. Però sicuramente noi abbiamo fatto poco, nonostante tante iniziative ci sono stati anche due libri, uno scritto dal Galvez Verano dall'America all'Europa e uno scritto da Tito Puntillo tra Garibaldi, Garibaldi e Fondacaro. No, due testi estremamente fondamentali sul quale dobbiamo incominciare a ragionare anche con le scuole. Le scuole devono incominciare a trattare questo argomento in maniera tale che i nostri personaggi, da Fondacaro, Morello, Florio, possano essere un elemento fondamentale per la storia di Bagnara. In effetti, in un momento particolare, anche la stele stessa, che prima veniva utilizzata, mi ricordo, per affissione di manifesti, adesso è stata curata in maniera particolare attraverso un intervento all'epoca del comune, sia la stele ma anche quella che c'è in villa comunale di Candido Antonino, sono state ripulite, ristrutturate. Ecco, c'è un momento particolare sui beni culturali. Bagnara ha un po' in qualche modo scordato questo aspetto fondamentale. Non possiamo parlare di Fondacaro, di Morello o di altri personaggi, che ce ne stanno tanti a Bagnara, se non interveniamo anche alla cura. Mi riferisco alla stele, mi riferisco al plesso Morello, dove in questo momento è ospitato praticamente il liceo, che si deve già pensare, e non possiamo non ricordare il Palazzo Ruffo, che in qualche modo dobbiamo... Quindi beni culturali deve essere un obiettivo delle associazioni, in questo caso lo sta mettendo in evidenza la Proloco, ma un obiettivo anche delle amministrazioni comunali. In aggiunta a quello che tu stai dicendo, è giusto ricordare anche e soprattutto Camerota, il Cimarino di Camerota, che con il quale noi abbiamo intrapreso, avevate già come amministrazione comunale intrapreso una sorta di vicinanza, e noi in questo ultimo periodo come Proloco l'abbiamo rinnovata, e tant'è che stasera doveva essere qui il presidente della Proloco e per motivi sopraggiunti, quindi tramite me porta i saluti qui alla città di Bagnara e noi altrettanto li portiamo alla città di Marina di Camerota. Sì, questa è stata un'iniziativa molto importante che è stata fatta alla Proloco, concordata con l'amministrazione comunale. Abbiamo inaugurato questo pannello che ricorda le gesti più significative di Vincenzo Fondacaro, quindi è una cosa molto importante. Molto importante. Io, tra l'altro, assieme a Bruno Ienco, so che è andato a Milano per cercare di portare anche per temporaneamente il Leone di Capera a Bagnara. Purtroppo questo non è stato possibile perché il Leone di Capera non può essere spostato. Però abbiamo sempre con Bruno Ienco, perché si sta, è molto attivo come presidente della Proloco, stiamo concordando
se è possibile, ripeto, di fare una riproduzione piccola, diciamo, del lavoro di Caprera e metterla a Bagnara accanto al monumento che ricorda Vincenzo Fondacaro. Siccome Vincenzo Fondacaro è stato un cittadino illustre di Bagnara, noi dobbiamo autorizzare tutti i cittadini illustri che hanno portato pregi a Bagnara. Vediamo se è possibile organizzare anche a Bagnara un grande convegno su Vincenzo Fondacaro. Così almeno, diciamo, a Bagnara conoscono le gesta di Vincenzo Fondacaro e è una cosa molto importante. Vediamo, se, ripeto, se è possibile, dopodiché ci daremo da fare per organizzarlo in tempi rapidi. E comunque entrando, secondo me. Felice di essere qui tra voi. E tutti questi anni ho fatto ricerca storica su quello che sono le origini di Bagnara e quello che è la parte fondamentale ed è stata ed è ancora la parte fondamentale del paese, che è stata la Bagnarola. E per questo ho pensato di onorare un mio scritto al grande Vincenzo Fondacaro, nostro concittadino e navigatore. Questi versi che andrò a leggere sono intitolati proprio a lui. L'origine Bagnara, a storia così dici, poteva essere normanna e poteva essere fenicia. A cosa curiosa, in sto paese i mari, che a femmina e razza non ci seppe fare. Per lavoro certo a retto non si terau, e figli coraggiosi avanti si portavo. A Vincenzo Fondacaro voglio puntugare, e chi con i amici a sua varca fosse fare. Partì all'avventura, per mesi navigaro, e quando toccaro terra, America si trovaro. Navigando, o che sventura, o mare si ghiottiu, Bagnara e suo figlio. Così vi partiamo. E poi un mio piccolo contributo che serve anche ad aprire un po' gli occhi, perché noi viviamo in questo meraviglioso paese, però non ci rendiamo conto molte volte della bellezza. È chiaro che questa poesia, che ha il titolo Ume Mari, va dedicata sì a Vincenzo, però porre attenzione a quello che è un valore assoluto del nostro mare, quello che ci può dare, secondo me è fondamentale. Ume mari. Ume mari è senza tempo, è sempre più giovane e bello, pur seccare più in un lampo è la ricchezza per un pennello. Ume mari rifresca la vita, se si squagliano solo queste carni, mi carizza come cissa sozzita e mi naca quando pare che dormi. Ume mari e sto veletto, quando il tempo è a Carmaria, quando si raggia pare un gatto che scoglie scogli io sferria. Come mari mi faccio sanare e apino la pei miei dolori, e certe volte mi faccio scialare con tutti gli amici miei pescatori. Come mari pensa ai figlioli, pare una giostra sempre che gira, canotti, castei, rina e paglioli, all'alto sto mari c'è un grida grida. Come mari e stichini e sospiri, quando un sole cala i serranti, sto giallo e rosso po' di inchiri, lo cuore d'amore quando è che spalli. Come mari mi faccio scredire, mi trovo a rima e pure la via, e se i gana mi faccio vedere, un mondo più bello, la poesia. Un vostro mare non saggio che faci, se dormi, viglia, campa o mori. Amici miei, trovate sta pace, come ha trovato sempre come cuore. Grazie, grazie.